viene fatto sia quello regionale sia quello nelle categorie, ha portato nel centro-sinistra il voto di molti lavoratori autonomi, soprattutto artigiani, delusi dal berlusconismo e dalla Lega, traditi. Allora ti volevo dire, non ti sembra che, siccome abbiamo parlato doverosamente molto degli operai, dei dipendenti, in realtà la sinistra parli molto poco di queste categorie che invece in questa crisi sono potenzialmente in sinistra, perché combattono contro i monopoli, perché resistono con le loro gambe, spesso tenendo aperte nel buio le periferie, una bottega, una cosa? A me mi fa quasi arrabbiare, perché tu un esempio ce l'hai a casa, cioè il tuo fratello che si è indebitato con le banche per aprire un ristorante, cioè per fare un'impresa senza una lira di capitale pubblico, e tuo fratello ha lavato i piatti perché la famiglia Vendola alcuni meccanismi che si sono aggiustati, anche lui è stato precettato. No, ma perché non la racconti questa storia a proposito di narrazioni? Perché non le raccontate queste storie? Se no noi lasciamo tra virgolette solo al centrodestra la rappresentanza di questo mondo, che è un mondo da difendere. Guarda, volevo rispondere con sincerità sulla prima e sulla seconda parte. Per me vale molto la riflessione politica su quello che si chiama lavoro autonomo, vale di meno per quello che è possibile l'evocazione delle dinamiche di famiglia, anche perché siamo stati sommersi dai racconti di famiglia in questi anni di commistione tra pubblico e privato. Magari col sorteggio altre storie, altre famiglie, non quelle di chi sta comunque sempre sottoposto sempre sulla scena pubblica. Anche perché. No, però dico, hai visto che fatica che hanno fatto, hai visto come hanno rischiato, no? Lo so bene, ma intanto tu mi fai una domanda che è un po' contraddittoria, perché parti dalla considerazione che abbiamo portato più voti da questo mondo. Vuol dire che abbiamo parlato a questo mondo, noi non abbiamo riproposto un ragionamento sulle classi sociali, diciamo, che fosse scolasticamente dogmatico, che guardasse secondo proprio un'impostazione classica, la classe operaia e il padronato. Noi sappiamo che c'è per esempio nel mondo dell'impresa una geografia di vicende, di comportamenti, di ruoli che va conosciuta, che va attraversata. Sappiamo che nel lavoro autonomo c'è spesso il tentativo, diciamo, di salto di qualità da parte di chi era un lavoratore dipendente, che usa il suo risparmio per un investimento legato a un'idea di sé, del come costruire il proprio destino. È bellissima, tutto sommato, è bellissimo l'aggettivo autonomo sottoposto accanto alla parola lavoro, no? Perché invece tante volte il problema del lavoro è di essere appunto dipendente, di avere una collocazione gerarchica. Il problema oggi, se vogliamo, è non soltanto conoscere che cosa accade nel mondo del commercio, nel mondo dell'artigianato, e accorgerci del fatto che questi mestieri, le botteghe e la filiera produttiva complessa che propongono attengono alla qualità della vita urbana, e che la scomparsa dei mestieri e delle botteghe di cui tu parli allude a una trasformazione violenta delle città. Ridurre la città alla dimensione un po' mimetica, un po' loffia del centro commerciale, che dentro di sé riproduce in forma, io credo, nevrotica il surrogato della socialità, e che ci impedisce un rapporto con la città, con le strade, con le piazze, no? È un pericolo. Io dico che noi dobbiamo difendere questi mestieri, anche perché questi mestieri animano i centri storici, le periferie, fanno vivere la dimensione urbana come dimensione della socialità. No, io lo vedo per me, quando sono costretto a fare la spesa in un grande centro commerciale perché non ho il tempo di andare negozio per negozio, mi sento un po' frustrato perché mi manca l'aria, perché non parlo con nessuno, perché non chiedo neanche. La cassiera ha una macchinetta infernale, fotografa subito il prezzo, è una comunicazione ridotta al minimo, quando la possibilità di fare la spesa,
diciamo, entrando nelle viuzze arabe del paese mio, andando a sentire la saggezza del fruttarolo, andando al vecchio panificio che ancora ha un forno a legna che è antico di secoli e secoli, e sentire i profumi anche e vedere le cose, le pietre, le architetture, è vivere con la comunità, è vivere dentro una dimensione urbana. Noi dobbiamo provare, attenzione, dobbiamo provare a tenere in equilibrio la grande distribuzione e la distribuzione commerciale al dettaglio, far vivere per esempio gli antichi mestieri, ma io non lo dico come, anche qui come un'evocazione retorica, per esempio in Puglia noi nelle pianificazioni delle politiche per il lavoro abbiamo misure specifiche per finanziare la formazione sugli antichi mestieri, per farli tornare vivi. Ma scusate, noi abbiamo un circuito storico della produzione delle più belle di ceramiche, molto importanti, ma ognuno poi dice che le proprie sono le più belle ceramiche del mondo, di ceramiche importanti, da quelle del paese mio a quelle di Grottaglie. Beh, manca Terlizzi, sono i forni del 1000, dell'anno 1000. Vedi, sono delle cose che non conosci. E noi abbiamo bisogno di formare i tornitori, di formare i decoratori, sono mestieri che si stanno perdendo, e tuttavia invece quei prodotti guadagnano sempre più mercato, perché c'è un'economia legata alle qualità, al benessere e alla narrazione, no? Vendi un prodotto e se lo vendi perché è ecosostenibile, perché non è fatto col sangue e il sudore dei bambini, perché ti racconta di vicende storiche, perché evoca un territorio, beh, lo vendi meglio. E allora io penso che noi, nel confronto con i tecnocrati e con le culture tecnocratiche, dobbiamo rivendicare non soltanto la poesia che ci portiamo dentro, ma anche l'economicità, anche la pancia piena di ricchezza potenziale che c'è nell'evocare l'economia della creatività. Io ieri ho inaugurato nella Fiera del Levante una grandissima fiera internazionale della musica, 8.000 metri quadri con migliaia di espositori da tutto il mondo, con tutto ciò che è produzione musicale, sulla musica, o come sul cinema, o come sul teatro, o come sulla danza, ho fatto un investimento perché penso che la cultura, le culture possano essere oggi l'equivalente della siderurgia nel Novecento, e sta nascendo un distretto della creatività. Il cinema, grazie a tutti gli effetti collaterali, si è inventata questa cosa, ti sei inventato con la Puglia Film Commission, che ora qualunque film italiano, anche se ambientato in Congo, ha un sipario che viene sceneggiato in Puglia. Quanti soldi gli hai dato? Perché qualunque film c'è un nonno e vanno in Puglia, è strano. E ti passo anche questa cosa sul fatto che ci fossero i forni delle ceramiche a Terlizzi nel Mesozoico, perché ti ho sentito a Terlizzi, l'ho sentito a Terlizzi fare un comizio durissimo, pieno di passione, ma non facile, in cui spiegavi che non avresti tenuto aperto tutto l'ospedale perché non si poteva.